piacevole illudersi. Figlia mia, anche se non sono mai salita a bordo di navi, né una certa conoscenza per averle viste dipinte o per averne sentito parlare. Un pubblico numeroso sugli spalti della suggestiva location del Teatro Romano di Lecce. Ad applaudire lo spettacolo Le Troiane di Euripide, portato in scena dai giovani attori del liceo classico Virgilio, guidati dalla regista salentina Rosaria Ricchiuto, che ha curato durante l'anno il laboratorio Virgilio in scena. Una tragedia al femminile dedicata alle donne sconfitte nella guerra di Troia, spartite come bottino di guerra tra i vincitori, Cassandra, Andromaca, Ecuba e Polissena. Ma che domestico straordinario, e li chiamano araldi questi lacchei dei tiranni della città, questa genia odiata dall'intero genere umano. In platea e poi sul palco anche il preside del liceo Virgilio e docenti che hanno accompagnato i ragazzi durante l'anno scolastico in questa avventura artistica dedicata ad un autore greco tra i più amati. Ma come posso io mangiare e bere quando quel che mangia chi ha fame lo strappo e manca chi ha sete il mio bicchiere d'acqua? Eppure mangio e bevo. Vorrei anche essere un saggio. Nei libri antichi è scritta la saggezza. Lasciare le contese del mondo il tempo breve, senza tema trascorrere. Spogliarsi.